Una vera storia. Una reale ragazza. Un segreto mistero diventante una grezza denuncia. Dallo studio bunker di Via Massena Zero. Chi ha illuso Luisa? Fieri, siamo fieri di questa pagina di cronaca, di attualità. Mm-hmm. Che ogni giorno proponiamo all'interno del nostro format radiofonico. Noi siamo in contatto con questa ragazza che è stata circuita, è stata presa in giro da qualcuno di questa azienda per poter avere un posto di lavoro. Ed è giusto che questa inchiesta. Sì, un attimo, se sbadigli come un orangotango. È stanca. È stanca. Sì, sono molto stanca, sì. Chissà che hai fatto ieri. Sì. Ecco, Luisa, noi stavamo cercando di ridare dignità a questo appuntamento di inchiesta, facendo capire ai nostri ascoltatori che la tua è una storia vera, importante e dolorosa da raccontare. Ciao. Ciao, sono Luisa, sì. Ragazza di 28 anni, sì. Purtroppo ho avuto questa disavventura di essere stata così illusa. Aspetta un attimo, c'è un problema tecnico, vediamo se il ecco. Sì, grazie. Perché ricordiamo che siamo in collegamento con l'aula bunker di Via Massena Zero. Almeno uno, sì, cosa? È il piano. Pensavo la temperatura. Mi tengono sotto come i salami. Io non farei umorismo però su queste cose. Ecco, dovrebbe esserci un problema ancora con la linea, perché... Mamma! Sì, sento un rumore... Scusa, sto soffiando. Perché grazie. Tua madre soffia? Perché c'è della polvere. Della polvere? Sì. Ciao, sono Luisa, sì. Ragazzi, 28 anni. Poi ieri sera... Ecco, Luisa, noi ti abbiamo lasciato ieri un po' confusa, come al solito. Vuoi fare un piccolo riassunto di tutte le puntate precedenti? Sono un po' tante. Ma cosa ride, signor? So che qualcuno ti ha portato via il Rolex e in tanti ti hanno preso con un pulmino, ti hanno portato nelle campagne di dove? Ma io non mi sarei mai immaginata che comunque la gente potesse approfittare anche di una ragazza semplice e ingenua come me. Certo, ma Luisa, noi... L'unico mio scopo era entrare nel mondo dello spettacolo. E invece? Mi hanno chiesto soldi, parte del mio corpo. Sì, alcune molto localizzate. Sì. Ma non ridere, che sembra quasi che ti piaccia sta cosa. Scusate. Ecco, Luisa, noi abbiamo sentito vociferare nei corridoi di Radio DJ che tu prenderai parte a una maratona, è giusto? Scusate un attimo che mi si è incastrato il cane nel bancomat. Il cane? Che senso? Come il cane nel bancomat? Ma cosa ride, signore? Una tragedia, povera bestia. Quando si mette il cane nel bancomat? Vi ho parlato ieri del mio cane, no? Sì. Di Sgrunt, che è magro come una carta di credito. Sì, è alto 1,20 m. Alto 1,20 m. Si è infilato dentro, guardare. È un idiota il tuo cane. Sgrunt, vieni fuori! Si è infilata anche la zampina. Oh, poverino. Povera bestia. Se lo tiri fuori, adesso andiamo avanti. Allora, stavo dicendo che io purtroppo a volte sono stata troppo ingenua. Un po' tante volte. Ho creduto tantissimo, ma continuo a voler credere nelle persone. Ma forse dovresti... Per esempio, ieri sera... Cosa è successo ieri sera? Il Milan mi ha invitato a Barcellona. Tutta la squadra? Tutta la squadra del Milan o una persona che si chiama Milan? No, tutta la squadra. Ecco, ma chi era il portavoce di questo invito? Preferirei non dirlo. Vabbè, almeno era pelato, era calvo. Ma guarda, Fabio, cioè lui mi ha telefonato, poi loro erano tutti sul pullman dallo spogliatoio. Sì. E mi hanno detto: perché non vieni a Barcellona che c'è la partita? Beh, sono stati molto carini e gentili con te. Tu come li hai ringraziati? Non c'è niente di male, voglio dire. Ma io mi sono subito offerto per fare del preriscaldamento. Ma smettiamola con questi riferimenti osceni. Senti, Luisa, io adesso... il discorso è questo. Sì. Paolo, scusa se ti ho interrotto. Non fa niente. È che loro mi hanno detto: guarda, puoi venire, però puoi stare solo negli spogliatoi. Cioè, secondo voi cosa significa? Non c'erano più biglietti di tribuna. Punti di sutura, secondo me, significa. Ma prima o dopo la partita? Perché questo è importante, perché si dice che i calciatori non possano fare quella cosa lì prima della partita perché si scaricano. Ma allora mi hanno detto sia il prima che dopo. Mamma, cosa ci hanno detto loro ieri? Ci hanno detto preferire non dirlo. Non si astema, ma cosa ride, signora? Senti, fra le tante minacce che hai ricevuto, so per certo che uno dei segnali più forti, più brutti anzi, è stata una scatola con dentro il calco della testa di Malgioglio. Sì, è vero. Sì, è vero, non c'è niente da ridere. Che significato ha? Ma loro hanno lasciato questa scatola. Poi lei è andata via, poi lui. Sì. Poi loro. Ma come hai interpretato questo segnale?
Ma di solito la scatola della, con la testa di Malgioglio ha un significato ben preciso. Ma te ne arrivano tante. Nella cabala, cosa vuol dire? Vuol dire stai attenta perché guarda che lo sappiamo. Che cosa? Anche perché è 3 mesi che non hai fatto neanche un nome. Preferirei non fare i nomi. Ho capito, Luisa, però beh, lì così non si va avanti. Ma una cosa interessante, quindi tu sarai presente alla partita fra Milan e Barcellona. Sarai negli spogliatoi. Comunque Ibrahimovic non c'è. Appunto, quindi sei rammaricata da questo fatto oppure sei contenta che sia uno in meno alla fine? Chissà se c'è anche Falcao. Falcao gioca alla Roma 25 anni fa. Mia mamma mi ha detto che sarebbe fighissimo se ci fosse Franco Causio. Ma anche lui giocava 30 anni fa. Perché tua mamma è di altri tempi. Ecco, ma una domanda, Luisa. Sì. Ma tu, in quanto aspirante donna dello spettacolo... Aspirale, direi anche. No, aspirante era giusto. Sì. Ti fidanzeresti mai con un calciatore? Bella domanda, Così te direi di sì. Signora, si faccia gli affari suoi. Mamma, preferirei non dire. Vabbè, però belli così non andiamo più avanti. Ragazzi, io purtroppo vi devo salutare. Dove vai, Luisa? Ho un appunto perché lui ieri sera mi ha chiamato di nuovo. Lui chi? Devi fare un nome, Luisa, se no non arriviamo a capire chi ti sta circuendo. Luisa? Luisa? Queste pause mi inquietano un pochino. Se la ride, signore! Tra di loro se la ridono! Non sento, mamma! Il ginecologo! Sono cose personali. Sì, perché le altre invece... Infatti. Devi andare dal ginecologo, Luisa. Non preferirei non... Non farlo, perché se no chissà cosa ti dice. Poi comunque Linus mi ha detto che allora è fatta. Oh! Quindi avrai un tuo programma in palinsesto? Pare di sì. Quando? Preferirei non... Vabbè, però... No, Luisa! Non ci puoi lasciare così! Perché la testa di Marcello? Luisa! Mamma... Meglio che DJ. Mamma... La testa di Malgioglio, non metterla sul comò. La metto nell'armadio insieme al corpo di Molella.